Lo stand è quello della Eurotech, siamo con Loris Trucchi. Avevamo visto questo bellissimo amplificatore già al NAB e avevamo anche accennato alle caratteristiche molto interessanti. Anche in questo caso avete già comunque fatto un'evoluzione. Sì, diciamo che qui sostanzialmente portiamo tutte le nuove evoluzioni già intraprese come filosofia di prodotto relativamente ai trasmettitori digitali che oramai produciamo in vari tagli di potenza. La nostra caratteristica principale è sempre quella della modularità e della flessibilità del prodotto. Anche qui possiamo vedere un trasmettitore attualmente configurato a 1200 watt RMS e nello specifico sta lavorando con la modulazione DVB-T2 totalmente realizzata in house all'interno della nostra azienda. Pertanto noi non siamo dei rivenditori, ma diciamo progettiamo e realizziamo completamente i nostri prodotti. Appunto qui abbiamo portato il nuovo modulatore DVB-T2 che ha la particolarità rispetto magari ad altri competitor di poter essere diciamo alimentato da segnali sia IP che ASI o simultaneamente, perché all'interno della nostra scheda Exciter abbiamo inserito delle connessioni SFP, quindi l'utente sostanzialmente a seconda delle sue necessità può arrivarci in ASI o in IP indifferentemente. E in remoto poterà anche controllare quale dei due ingressi selezionare, certo. Quindi direttamente dallo studio. Certo. Parlavo prima di innovazione anche sugli amplificatori, perché di fatti avete inserito sistema di sezionamento, esatto, che consente, al di là che i vari moduli sono estraibili. Ovviamente a sia, caldo, esatto. Ma in realtà per maggiore tranquillità di operativa, di protezione dell'apparato, è possibile staccare direttamente i singoli moduli. Esattamente, come potete vedere la manutenzione di questo apparato è estremamente semplice, perché in un secondo l'utente può sganciare la sezione di ventilazione di ogni singolo modulo, può altresì sganciare la sezione di alimentazione, che è totalmente ridondata per ogni modulo che compone il sistema. Ripetiamo, sia sotto alimentazione che eventualmente con i vari sezionatori, togliendo l'alimentazione. Quindi a scelta dell'utente la manutenzione può essere effettuata sia in un modo che nell'altro, sia per quanto riguarda la parte di alimentazione che per la parte di moduli RF. Quindi anche a livello di diciamo, parti di ricambio sono estremamente limitate, perché lo stesso modulo e lo stesso alimentatore vanno a comporre il sistema completo nella totalità della potenza in esercizio. E ci sono poi anche nuovi standard di modulazione? Sì, ormai noi lavoriamo un po' in tutto il mondo con la nuova linea di trasmettitori, quindi anche nel caso degli eccitatori abbiamo sviluppato in house tutte le modulazioni ad oggi presenti. Noi stiamo lavorando in ISDBTB, stiamo lavorando in ATSC, perché il nostro secondo mercato è quello americano, dove siamo molto presenti, e quindi siamo in grado di offrire ai clienti tutte le modulazioni principali attualmente in esercizio sulla digitale terrestre FreeAir. Dallo stand della Eurotech, Loris Trucchi, Antonio Franco dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.